Everyday is beautiful. Crediamo che la bellezza sia una cosa raggiungibile da tutti. Insegniamo che essere belli non è un sacrificio, non deve essere necessariamente dispendioso o qualcosa che appartiene agli altri. Essere belli è semplicemente sentirsi bene tutto il giorno, tutti i giorni della vita. Offriamo prodotti di bellezza delle grandi marche e consigli per ogni giorno della vita del cliente. Aiutiamo le persone a stare bene con se stesse e di conseguenza con gli altri. Ci rivolgiamo con rispetto e professionalità. Siamo sempre disponibili. Ti aspettiamo da Olsen. Vieni a trovarci a Pompei, nel centro commerciale La Tartiera. Grandi giochi per piccoli giocatori, dove? La fantasia di Antonio Procida, dove assortimento e qualità non hanno eguali. Bambini, prima di scegliere, venite da Fantasie, la casa dei balocchi più bella che ci sia. Tutto quello che desiderate, ma proprio tutto e altro ancora. Fantasie Giocattoli lo trovate in via Tavernola 152 a Castellammare di Stabia. Flyline Sport veste lo sport e il tempo libero. Da noi puoi trovare tutto quello che ti serve, le marche più prestigiose, novità di grido. Tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri. Adidas, Nike, Kappa, Puma, Macron e tanti altri. Il nostro marchio ha garanzia dei tuoi acquisti. Lo sport è passione, la passione è lo sport e noi lo sappiamo bene. Vieni a trovarci in Viale Europa, 51G, a Castellammare di Stabia, Napoli. Hai voglia di pizza, fritti e arrosticini? O di primi secondi e dolci gustosi? Di un drink o di un cocktail? Questo è il posto che fa per te. L'incrocio sa prenderti per la gola, la tradizione di un'antica ricetta, gli ingredienti naturali e tanto amore. Il giovedì venite a provare il nostro nuovo arrivato, il buttassiello indufato. Chiedetelo, provatelo e poi ci direte. Typical Italian Food, l'incrocio lo puoi trovare a Terra Annunziata in via Vittorio Veneto 360. Per prenotazioni chiamalo 081-862-2836. Ami la buona cucina? Vuoi festeggiare un evento in particolare? Vuoi gustare una squisita pizza? Un panuozzo, una cena di terra e di pesce? Abbiamo noi il posto giusto per te. Vieni a trovarci al ristorante Al Focolare di Enzo Baiano per il tuo wedding con la specialità delle specialità. Il piano bar ricco di divertimento di Patrick e Lello nel loro live show. Il ristorante Al Focolare è sempre il luogo giusto. Vieni a trovarci in via San Rocco 307-309 a Marano di Napoli. Buonasera, buonasera amici appassionati dei colori giallo-blu, benvenuti come sempre al consueto appuntamento del venerdì delle 19.30, ormai è diventato un appuntamento fisso con le Vespette. Un saluto da Ciro Novellino e come sempre da Mariolo. Un saluto a Domenico Cepalano, che a Pio del Prete, che ci saluta, forze Vespe, dai ragazzi, andiamo a vincere tutte queste gare di campionato, queste gare importanti per il settore giovanile della Juve Stabia. Queste ovviamente le Vespette, programma ovviamente dedicato interamente al settore giovanile della Juve Stabia. Intanto vedo un'altra scommessa, qui alle 17 sì. L'ha segnato? Ha segnato Pio del Prete, io l'avevo detto che faceva gol e così è stato, ha fatto gol Pio del Prete. Allora dopo ti chiederò chi farà gol per Abretti sabato, domani. Eh sì, perché ci pensavo proprio oggi. Salutiamo Mario Daniele che appunto ci sta guardando, così come un saluto affettuoso va al difensore centrale Daniele appunto degli allievi regionali delle Vespette. Mario, è una giornata importante quella che si è giocata nell'ultimo turno, cominciamo a parlare ovviamente partendo questa volta però. Voglio investire, diciamo, il trend delle ultime volte. Non cominciamo dalla Beretti, ma questa volta cominciamo dall'attività di base, perché ci sarà un'amichevole innanzitutto per quanto riguarda i 2005, si giocherà, salutiamo anche Gigi Diomaiuta che è tornato titolare, seconda gara consecutiva con una maglia da titolare per lui nell'Under 17 della Juve Stabia, nell'ultimo turno ha preso il posto di, così come era successo anche nell'altra, ma era assente per squalifica di Persico, ha giocato Gigi, è tornato titolare. Ed è stato a mio avviso nella gara di domenica uno dei migliori in campo. Ne parleremo successivamente, dicevo. Amichevole per la Juve Stabia classe 2005 contro il Yoko Village. Si giocherà nel martedì 22 novembre alle ore 15.30 al campo comunale di San Marcellino. Le Vespe saranno ospiti dell'amico Antonio De Lucia, che appunto è in un certo modo colui che gestisce poi le sorti di quella scuola calcio in particolare. Saliamo un pochino, arriviamo agli allievi regionali, in quanto Mario abbiamo appunto seguito, cominciamo prima dai giovanissimi, visto che comunque stiamo andando per ordine e continuiamo a farlo. E allora 1-0
la vittoria della Juve Stabia. I giovanissimi regionali hanno battuto la New Team San Giovanni, ha parlato anche mister Santaniello, che per la prima volta abbiamo appunto ascoltato ai nostri microfoni. 1-0, il gol è arrivato grazie a Romilli al decimo della ripresa, ha fatto gol lui, mister appunto Santaniello ci ha detto partenza buona da parte nostra, con diverse occasioni nei primi 10 minuti, nonostante le dimensioni piccole del terreno di gioco abbiamo appunto sfruttato un'occasione con Romilli, bravo ad accogliere un cross di Roma con una bella triangolazione in velocità. Mario, anche i giovanissimi tornano alla vittoria, anche questa è una squadra comunque importante. Sì, assolutamente, noi lo diciamo sempre, la base, ecco, l'attività di base è la fucina per i futuri, diciamo, ecco, campioncini un po' della Juve Stabia, quindi per le future formazioni del 15, 17 e Beretti, lo ripetiamo alla noia, ma è una cosa che capita forse, ecco, non dico solo alla Juve Stabia, perché tutte le situazioni non le conosco, però ecco, in Campania davvero si cura questo settore giovanile alla Juve Stabia in questo modo, cioè li prendi piccolini a 10 anni, a 11 anni e li fai crescere, li porti fino a che li puoi portare, poi sai, sappiamo a 18-19 anni devono andare via, perché purtroppo il regolamento non lo prevede, e lì poi magari, ecco, se il campione è uscito fuori, ecco, può essere, diciamo, o utilizzato nella Juve Stabia come è stato l'anno scorso con Carlotta e Carrillo, oppure magari vedi un po' di dargli una sistemazione, quindi una cosa importante, ecco, crescerli da piccoli, fra l'altro i piccoli giocano sempre anche loro sotto età, sempre un discorso di crescita diciamo di crescita del ragazzo, fra l'altro anche per quanto riguarda gli allievi regionali, che, di cui parleremo adesso, giocano addirittura anche fuori classifica, segno che non interessa poi più di tanto il risultato, interessa farli giocare e farli, diciamo, maturare. Poi è stata bella anche l'intervista di Alberico Turi al Pugile Stabiese, che ha parlato ovviamente di Magone, della dopo il direttore, sì. Turi in collegamento con lui, sarà lui l'ospite di questa sera. Sì, ha parlato bene dell'allenatore Magone, ma non poteva essere altrimenti, un allenatore importante come diceva Alberico Turi della Mariano Keller, quindi uno staff tecnico importante da parte della Juve Stabia, a partire, ecco, da Panico, che è il vertice un po' di questa piramide, fino a scendere giù, ecco, sono tutti calciatori, cioè sono tutti allenatori e anche tecnici in generale, preparatori importanti. Allora ci saluta, buonasera amici, forza Vespette, ciao Ferdinando Zaccariello, lo ringraziamo soprattutto per gli amici. Ciro Fibiano, buonasera anche a te Ciro, stiamo parlando ovviamente di quelli che sono gli arrivi regionali, saliremo poi per arrivare alla Beretti e infine ascolteremo anche il direttore Alberico Turi. Ne parlava Mario di mister Macone, anche perché mi colpisce una cosa in particolare, Mario, nelle ultime giornate lo sto notando soprattutto. Mister Macone è un tecnico che vuole sempre apprendere cose in più. Lo abbiamo visto in panchina sabato a Casola, in panchina appunto con mister Panico per Juve Stabia appunto Catanzaro. Ieri io ero allo stadio Menti per vedere gli allenamenti, per seguire gli allenamenti di tutti, appunto i ragazzi del settore che si sono allenati finalmente, direi, sul Menti di Castellammare di Stabia, al di là di quelle che poi sono le polemiche che ci possono stare, ma che comunque hanno condizionato quel match della Beretti, che è stata costretta a giocare sabato in un campo piccolo come quello di Casola, scusa solo un secondo, come quello di Casola, dicevo, finisco su mister Macone. Ieri mister Macone era lì, era insieme a mister Panico e ha seguito, non in borghese, ma in campo, insieme a lui, in tuta, quello che appunto è l'allenamento, è stato appunto l'allenamento della Beretti allenata da mister Panico. Ecco, io vorrei fare un passo subito indietro sul discorso del campo, io penso che polemica non sia stata fatta, è stata fatta solo una considerazione, lo dicevo già in diretta radio proprio durante la partita. Diciamo, ecco, la carenza di strutture, ecco, nella città di Castellammare è davvero evidente, ecco, che poi si creano queste situazioni, quindi polemica non la dobbiamo vedere, certo è stata una cosa che non è piaciuta, perché magari si poteva cercare di organizzarsi in un certo modo, però sappiamo che nelle logiche, purtroppo, ecco, purtroppo per i giovani, nelle logiche della gerarchia un po' del discorso calcistico a Castellammare,
La prima squadra deve avere comunque una precedenza, ma l'ha detto lo stesso cosa anche Alberico Turi, che è una persona che vive di calcio, che è una persona che, quindi, che conosce effettivamente le dinamiche, l'ha evidenziato anche lui. Purtroppo la prima squadra ha una priorità e se c'è un solo impianto deve utilizzare la prima squadra. Sul discorso di mister Magone, io proprio questo dicevo ad Alberico Turi, perciò è scattata lì la domanda e poi lui ha risposto testendo un po' le lodi di questo allenatore. Io ho detto che l'ho visto proprio durante la partita del San Sebastiano con Giuseppe Vesevo San Sebastiano, all'impiedi, a dirigere sempre i suoi uomini, a chiedere sempre, a dispensare consigli, a chiedere sempre cose nuove. Quindi un po', diciamo, ecco, sta prendendo, anche non so se ce l'aveva già prima, però un carattere di mister Panico, che anche quando la squadra sta vincendo 1-2-0 continua ancora a stare in piedi, continua ancora a urlare, continua ancora a sbracciarsi, perché, ripeto, importante per la US Abbey è la crescita del calciatore, non il risultato. Poi, come dicevi tu, il fatto che Magone va da Panico o viceversa è anche un segno di umiltà da parte di un allenatore che dice va bene, io voglio andare lì a capire magari il segreto di mister Panico, e se vedo che è una cosa che mi piace io l'applico anche ai ragazzi. E quindi poi questi ragazzi che un domani si troveranno magari a essere allenati da Panico già sanno cosa devono fare. E infatti, parlando ovviamente, continuando a parlare di mister Magone, c'è stato, lo diceva Mario, la gara degli allievi regionali che noi abbiamo seguito in diretta e in esclusiva, oltre che con le interviste e gli highlights del match che avete sicuramente visto su vivicentro.it/Vespette, la pagina ufficiale del settore giovanile della US Abbia. Se non l'avete fatto, vi invito appunto a farlo perché è grave. Perché vi divertirete. Ci sono i video, tra l'altro, degli highlights della gara degli allievi, degli under 15, degli under 17. Gli under 15, tra l'altro, hanno vinto 7-0 contro il Foggia, quindi c'è da vedere ben 7 gol delle Vespette, e poi anche ovviamente quello da parte della Beretti, appunto quello della Beretti di mister Domenico Panico, che ha pareggiato invece 1-1 nel match interno contro il Catanzaro. Dicevo, allievi regionali 2-2 contro il Vesevo San Sebastiano, è finita in parità questo match, giocato domenica mattina alle ore 10, sotto di un gol la squadra di mister Magone ha messo a segno il gol del vantaggio costabile, ha pareggiato i conti successivamente Pistola. La US Abbia aveva l'opportunità, già allo scadere del primo tempo, di portarsi nuovamente in vantaggio, ma Scalera ha fallito un calcio di rigore. Nella ripresa proprio Scalera ha fatto un gol eccezionale, Scalera davvero molto 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 bello. Non ve lo svelo, andatelo a vedere se non l'avete fatto, perché è davvero eccezionale il gol di Scalera. E poi nei minuti finali è arrivato il 2-2 di Falanga, per il punto risultato di parità finale, che ha visto alla fine, in un certo senso, la US Abbia avrebbe meritato il successo, però purtroppo è finita così. Saliamo di categoria, facciamolo con gli under 15, anche qui vi invito ad andare a vedere gli highlights del gol. Questo è un match davvero incredibile, il primo tempo è finito 5-0 per le Vespette, 7-0 il risultato finale. In gol sono andati, vado a riprendere il tabellino perché essendo 7 gol è difficile da ricordare, però sì, allora sono andati in gol due volte Masotta. Apre le marcature Masotta, dopo che Costabile ha fallito un calcio di rigore ben parato però dal migliore in campo degli avversari, che è Vitarelli, l'estremo punto difensore, nonostante i 7 gol subiti, e questo vuol dire tanto in un match. Raddoppia poi il capitan Pulcino, il terzo gol arriva a firma ancora di Masotta, con un delizioso esterno dal limite dell'area che si insacca appunto nel 7, e poi la doppietta di Guastella che firma il risultato alla fine del primo tempo sul 5-0 il risultato finale. Nella ripresa invece gli altri due gol sono stati fatti, realizzati da Vitiello sul calcio di punizione e da Pascale, calcio di punizione anche questa, quella di Vitiello, davvero molto 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 bella. US Abbia che è scesa in campo, queste le scelte di mister Belmonte, con Esposito, Riccardo, De Blasio, Annibale, Zaccariello, Costanzo, Masotta, Pulcino, Guastella, Gaudino e Guaracino. Poi giustamente mister Belmonte ha fatto ruotare i suoi, anche perché il primo tempo era finito con un risultato tondo di 5-0, poi comunque si è finiti sul 7-0, quindi ha fatto bene mister Belmonte a far ruotare i suoi. Abbiamo detto US Abbia Foggia 7-0, Casertana Monopoli 1-3, San Benedettese Fidelissandia 3-2, ancora Teramo Paganese 0-3, Fondi Lupa Roma 2-1, Racing Club Roma Melfi 3-3. Il prossimo turno è Fidelissandria Casertana, Foggia Lupa Roma, Melfi Teramo, Monopoli US Abbia, Paganese Calcio San Benedettese, Racing Club Roma Fondi.
E poi ancora per questa classifica, Juve Stabia in testa con 19 punti, Fondi 16, Paganese 15, Casertana 14, San Benedettese 13, Racing Club Roma 11, Monopoli e Lupa Roma a 10, Fidelissandria e Melfi a 7, Teramo a 6, Foggia ad un solo punto. Mario, 21 gol fatti, 5 quelli subiti, sono 8 partite, 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Juve Stabia in testa. Sì, Juve Stabia in testa, però come dicevi tu, al di là del fatto che la vedi ovviamente che sta lì sopra tutte con 3 punti di vantaggio sul Fondi, è questa differenza reti che fa davvero specie, diciamo, in un certo senso. È pur vero che la Juve Stabia ha incontrato il Foggia, che diciamo è quella in questo momento che ha un numero di reti incassate pari a 28, quindi un bel numero di reti, anche se pure il Racing Club Roma non scherza con 17 reti. Però ecco guarda Mario, la Casertana che poi ha pareggiato qui al Menti contro appunto la Juve Stabia ha gli stessi gol fatti della squadra di Mister Belmonte, 21, però la Juve Stabia ha la miglior difesa con soltanto 5 gol subiti. Sì, diciamo che questa è un po' la tradizione di questa Juve Stabia, soprattutto under 15, che solo nell'anno scorso ha avuto qualche problemino in più di classifica, però ecco, da sempre la difesa della Juve Stabia è stata importante. Ricordiamo l'under 15 di Mister Chiaiese, adesso attore del Greco, che rimase fino alla 17 di Mister Chiaiese. No, io me la ricordo. L'under 15 che alla fine arrivò quasi a fine campionato ad essere la migliore formazione in tutti i campionati regionali per numero di gol incassati. Se non sbaglio, erano solo 2 in tutto il campionato, quindi davvero fu un campionato importante. Quindi però la tradizione difensiva della Juve Stabia va avanti, diciamo che comunque, ripeto, oltre al fatto che si è in testa la classifica, è importante e sono anche differenze. Io mi espongo, sono convinto che domenica segnerà Gaudino, tornerà al gol il calciatore appunto di Mister Belmonte, under 15, gli manca un po' il gol da un po' di tempo, potrebbe, perché no, trovarlo proprio in quel di Monopoli. Salendo di categoria, saliamo agli under 17, stiamo arrivando ovviamente alla Beretti di Mister Panico, under 17, Mario. Altro risultato importante, perché la squadra di Mister di Annunzio di Somma ha vinto per 1-0. Il gol decisivo, l'ho detto, l'abbiamo detto, l'avevo già detto venerdì tra l'altro io, quindi è stato quello di Pio del Prete che ha fatto gol. Tra l'altro c'è poi sul web, sta e mi fa piacere, vuol dire che i ragazzi ci seguono, i ragazzi sfruttano diciamo noi anche per rivedere se stessi. C'è un video che sta impazzando sul web ed è quello di Ceparano, di Domenico Ceparano, che ha ripreso la sua la sua azione personale con una bellissima frase sotto che diciamo in un certo qual modo ha scritto: provate a prendermi, ecco, un'azione personale, tunnel, dribbling, va in velocità, mette palla al centro, poi Pio del Prete purtroppo colpisce la traversa. Ne abbiamo parlato con Mister Di Somma, lo stesso Mister Di Somma ci ha detto: Pio ci ha abituati a fare gol grandissimi, difficilissimi, e poi magari a fallire un gol facile come poteva essere quello appunto nel quale sull'azione appunto sulla quale poi ha colpito la traversa. Mario, anche questo è un risultato importante per la Juve Stabia di Mister Nunzio Di Somma, 1-0, una gara ben giocata dai ragazzi appunto di Somma, che non hanno poi tra l'altro sofferto minimamente il Foggia, nonostante ci fosse soltanto un punto di distacco in classifica. Sì, ecco, questa è una vittoria importante per ritornare, ecco, ad assaporare il gusto dei 3 punti. Si giocava in casa e quindi era importante sfruttare il turno interno. Ricordiamo che nei 2 turni precedenti c'era stato un pareggio a casa e una sconfitta a Roma per gli under 17, sconfitta che, lo dicemmo, non è stata meritata, forse era più giusto il pareggio, però il 3-2 ormai è in cascina per la Roma, e quindi in quel caso la Juve Stabia ha perso. Era importante rialzarsi, però ecco, alla fine è importante, ecco, la giocata, l'importante è vedere come si muovono i ragazzi in mezzo al campo, poi soprattutto è, come dicevi
tu, questi video, questa, diciamo, questo modo di, diciamo, ecco, di far vedere che cosa provano i calciatori e questi ragazzi all'esterno, diciamo, è positivo, perché in effetti alla fine loro la vedono anche come un gioco, lo diciamo sempre, e così deve essere, un gioco con serietà, però, ecco, tutte e due le cose. Quindi in questo periodo è difficile trovare un mix perfetto, e sembra che questi ragazzi lo stiano trovando, perché poi, ecco, la sconfitta viene, però non si demoralizzano più di tanto, sanno che poi c'è l'opportunità di farsi valere più in là. In campo la US Sabbia di mister Nunzio Di Somma con Pezzella, Maiorino, Casella, Dio Maiuta, lo abbiamo detto appunto in precedenza, Ranieri, ritorno importante, Ranieri, Cucca, Imperato, Ceparano, Fibiano, Capasso e Del Prete. Salutiamo intanto Checco Iovine e la signora Paola che appunto ci stanno seguendo. Lo abbiamo detto prima, Checco Iovine ha fatto un gol sul calcio di punizione per il 6-0 che era davvero, è stato davvero bellissimo, ha fatto un calcio, tra l'altro poi a giro, io lo ricordo. Apro una piccola parentesi, ritorno un attimo sugli under 15 approfittando proprio di Checco, quella palla a giro sul primo palo, davvero un bel gol, tu non c'eri più Mario, te lo sei perso? No, io c'ero. Ah sì, era 17. Io c'ero, l'ho visto e l'ho ripreso anche, quindi è stato bello, ecco, stavo lì inquadrando con l'obiettivo, sperando, ecco, incrociando anche un po' le dita. Ma tra l'altro poi io l'ho chiesto proprio a mister Belmonte, perché io ho avuto la percezione dal campo che quella calcio di punizione non dovesse tirarlo lui inizialmente. Poi io ho chiesto al mister, sei stato tu a dire a Checco di calciarla o è stato a Checco a chiederla a te di calciarla? Mi si è detto che l'ha chiesto lui di farla calciare appunto al giocatore. Ha fatto bene, ha messo la palla in fondo al sacco del 6-0. Diciamo Ciro aveva il piede caldo, se lo sentiva, ecco, che poteva fare il gol. Fra l'altro è un gol un po', ecco, se vogliamo dire, piccolo accostamento, vabbè, farà piacere a loro, non è ancora così, però un gol un po' alla Insigne su quella posizione, su quella mattonella, ecco. Poi tra l'altro, tornando invece agli under 17 con me, sì, saliamo, è bello spaziale in tutto il settore giovanile. Dicevo, la radiocronaca mi ha aiutato nella radiocronaca degli under 17 anche il segretario Enzo Esposito. No, e non lo dico solo perché non lo dico solo perché si è appena collegato, ci saluta adesso. Ciao Enzo. Enzo è un grande, ecco, i ragazzi stanno imparando, ecco, i nuovi, vabbè, quelli vecchi, diciamo, chi è della Beretta sa che cosa è Enzo Esposito, sa chi è Enzo Esposito. Tra l'altro è stato bello il suo intervento in una delle puntate delle Vespette, dove lui ha evidenziato, io cerco di stabilire un buon rapporto con i ragazzi, e penso che ci sia riuscito, perché poi è un ragazzo abbastanza solare e subito fa amicizia. Eh sì, però è uscito dal campo per infortunio, poi era da poco entrato, poi ha abbandonato il campo per infortunio Pasquale Ranieri. Speriamo che non ci sia per lui niente di grave, mentre sta recuperando, vedremo se poi mister Di Somma lo convocherà per il prossimo match di Monopoli, Bozza Oltre, altro calciatore importante. Lo dicevo prima, lo ripeto adesso. Saracinesca Pezzella non è stato per niente impensierito appunto dagli attaccanti del Foggia, c'è stata soltanto una conclusione tra l'altro in tutto il match, alta sopra la traversa. Però chi mi ha colpito di più, Mario, in questa gara è stato sicuramente Dio Maiuta. Purtroppo non ho potuto vederlo. Non ho potuto vederlo. No, però dico, già nelle precedenti partite parlavamo di questo calciatore che in passato proprio con l'Under 15 era il punto di riferimento un po' della difesa, poi purtroppo, ecco, come dicevi tu, ma come dicevamo anche all'epoca, un piccolo problema fisso l'ha tenuto fuori dal campo, ecco, è importante, recupero importante, un giocatore che io mi sento, no, di dire che potrebbe ripercorrere un po' quello che ha fatto adesso Borrelli, prima Ioio, cioè un calciatore che davvero, ecco, può essere il leader di questa difesa, e quindi sarà importante per la Benetti l'anno prossimo, anche se però la Benetti l'anno prossimo magari vedrà Bisciglia fare un po' il ruolo di Borrelli e Ioio. Ne parlavamo prima e abbiamo tessuto le lodi di mister Macone, si è appena collegato, lo salutiamo, magari buonasera mister, magari può andare a rivedere quello che appunto è stato il nostro intervento, lo salutiamo con affetto, davvero una cara persona oltre che un tecnico competente. La US Sabbia Under 17, mister Nunzio Di Somma, tre centrali importanti. In ordine alfabetico, Casella, che è il capitano, Dio Maiuta e Persico. Sono davvero tre calciatori importanti e possono essere, a partire dal prossimo campionato, anche tre calciatori importanti per la Benetti.
davvero tre bravi difensori, tre bravi, bravi difensori. Juve Stabia Foggia 1-0, Casertana Monopoli 1-3, San Benedettese Fidelissandi 3-2, Teramo Paganese 0-3, Fondi Lupa Roma 3-1, Racing Club Roma Melfi 1-1. Io Mario, piccola parentesi ancora, lo vedo collegato, si è appena collegato, mi fa piacere ogni volta che lo vedo e lo sento, Matteo Gianello. Io lo saluto davvero con affetto, lui sa perché. Eh sì, vabbè, diciamo che è un amico, possiamo dire, lo possiamo annoverare fra gli amici, ecco. E questo è bello anche questo. Prossimo turno, Fidelissandria Casertana, Foggia Lupa Roma, Melfi Teramo, Monopoli Juve Stabia, Paganese San Benedettese, Racing Club Roma, Fondi. La classifica dice Monopoli e Fondi 15 punti, Fidelissandria 13, Paganese, Juve Stabia e San Benedettese a 12, Lupa Roma 10, Foggia, Casertana, Racing Club e Teramo a 8 punti, fanalino di coda, il Melfi con 2 punti. La Juve Stabia ha 11 gol fatti e 9 i subiti. Non è né miglior attacco né miglior difesa, né peggior attacco né peggior difesa. È la dimostrazione che questo campionato, anche se poi alla fine la Juve Stabia ha subito 2 sconfitte e 3 pareggi che stanno strette in alcune circostanze anche per episodi sfavorevoli, anche per episodi arbitrali, in un certo qual modo ricordiamo alcune gare, e poi sfortunato fu anche il pari interno contro la Casertana. Sì, ecco, è un po' sintetizzato tutto tu in queste poche parole, però io posso, se dovessi sintetizzare il campionato di questa Juve Stabia, potrei dire una frase, ecco, stiamo arrivando. Perché alla fine, ecco, 3 punti di solito di distacco dalla prima, ecco, come dicevi tu, non è né la migliore difesa né il migliore attacco, però comunque la squadra abbastanza equilibrata, non c'è uno svantaggio, c'è solo una prevalenza, magari, ecco, dei gol subiti, anche, cioè fatti anche se solo di 2 gol, però ecco, come dicevamo, se metti, certo con i secco in mano non va da nessuna parte, però se metti il pareggio a Roma, quindi avevi un punto in più, ecco, soprattutto quella gara pareggiata interna con 1-1, con magari con 2 punti in più, ecco che stavi lì, quindi un campionato abbastanza equilibrato, questo proprio davvero abbastanza equilibrato, degli allievi, ecco, non c'è una squadra, diciamo, che davvero sta stracciando il campionato, e non c'è una squadra, secondo la mia idea, che davvero, ecco, il materasso, se non un po' il Melfi, magari in questo momento, che è relegato in fondo alla classifica. Un saluto a Mariano Guaracino che ci sta guardando, ci saluta, lo facciamo con affetto, un saluto anche a Bomber Pistola che ha fatto gol anche nell'ultima gara di campionato. Per quanto riguarda invece la Beretti, saliamo ancora di categoria, arriviamo alla Beretti di mister Domenico Panico, a breve avremo in collegamento anche il direttore Alberico Turi, Beretti che ha pareggiato 1-1 contro il Catanzaro. Comincia a metterti in contatto. Allora, dicevo, 1-1 della Beretti di mister Domenico Panico, una gara condizionata poi dal calcio di rigore inesistente, fischiato dall'arbitro. Ciao Dario, un saluto anche a te. Dicevo, condizionato dall'arbitro, come avete potuto vedere dalle immagini che appunto vi abbiamo proposto, dagli highlights, con il fermo immagine, un calcio di rigore inventato, un fallo che probabilmente non c'era, ma seppur ci fosse stato, era palesemente un metro fuori area di rigore, come appunto vi ho fatto vedere dal fermo immagine degli highlights. Per fortuna poi è arrivato sempre sul calcio di rigore il pari di Emanuel Procida, che appunto è andato al gol. Ha vinto il premio Simone Mauro come migliore in campo, anche Strianese è entrato insieme a Procida nell'appunto 3, guida la classifica del migliore della stagione Vecchione insieme appunto a Simone Mauro. Per quanto riguarda invece i risultati dell'ultimo turno sono Catania Casertana 3-1, Juve Stabia Catanzaro 1-1, Paganese Messina 1-0, Regina Acragas 0-2, riposava appunto il Siracusa, mentre Vibonese Cosenza è stata rinviata. Il prossimo turno vede il Catania riposare, Regina Siracusa, Messina Acragas, Cosenza Paganese, Catanzaro Vibonese e Casertana Juve Stabia, che potrete seguire in diretta su Vivi Radio Web, la radio ufficiale di vivicentro.it, a partire dalle 14.15 di domani. Si giocherà a Mugnano di Napoli alle 14.30, poi successivamente appunto potrete vedere gli highlights del match e ascoltare le dichiarazioni dei protagonisti. Prima di leggere però la classifica abbiamo in collegamento il direttore del settore giovanile Alberico Turi, noi lo salutiamo, buonasera direttore, bentornato, le vi aspetta. Buonasera. Buonasera Alberico. Ciao.
Ciao Mario, buonasera. Allora direttore, noi stavamo parlando di questa Benetti, domani ci sarà una gara importante, quella appunto contro la Casertana, che è un derby che però non deve assolutamente nascondere insidie, anche perché le Vespe sono in testa alla classifica e bisogna continuare così. Certamente tolgo solo un attimo alla tua domanda, perché io prima di ringraziare tutti quanti voi per la visibilità che in questa stagione calcistica ci state dando anche con questa rubrica così appassionata che portate avanti tu e Mario e gli altri amici che continuamente vengono in studio. Questo mi era doveroso dirvi e quindi poi passiamo un attimino a quello che può essere il discorso puramente calcistico. Certo, questa è una trasferta che ci crea parecchie insidie. Io l'ho detto l'altro giorno, lo continuo a ribadire, non credo in questa crisi casertana. Non lo so per quale motivo, ma non ci credo, non mi so dare la spiegazione. Penso che invece ci stiano aspettando per fare la partita della vita. Un po' di pretattica. Questo ne sono... non so se sia pretattica, però non credo a queste grosse difficoltà che si va dicendo del settore giovanile della Casertana. Lo ripeto ancora una volta perché è diretta da persone competenti come Maglione e Giubilato, quindi i campi nell'area casertana ce ne stanno a bizzeffa, quindi possono benissimo dire quello che vogliono, non si sono allenati, si allenano male, no, io non credo a questo. Forse questa settimana l'avranno passato su campi nuovi, su altre strutture. Poi domani sapremo il responso, il campo ci dirà la verità. Ecco, vi dico, questa qui può essere una partita particolare, soprattutto perché in estate si parlava di De Lucia a Caserta, De Lucia alla Juve Stabia, alla fine ecco, grazie un po' a te anche, ha scelto la Juve Stabia, meno male possiamo dire, perché sappiamo tutti ecco, che cosa sta succedendo adesso nel settore giovanile della Juve Stabia, che le cose stanno andando bene, non solo per la competenza tua e un po' di tutto lo staff diciamo ecco dirigenziale e lo staff tecnico, ma soprattutto perché c'è questa figura alle spalle che vi dà un po' di tranquillità. Ma è una figura alle spalle che ci voleva, che necessitava, perché avere una persona alle spalle che non ti fa mancare niente, ti dà tutto il suo apporto con tutte le vicende extracalcistiche che lui sta attraversando, ma penso in un modo alquanto rocambolesco, io dico, non mi va di entrare nel merito della situazione, mi va semplicemente di dire che l'apporto di Andrea De Lucia al settore giovanile della Juve Stabia e all'artista Juve Stabia sia stata l'inca vitale. Direttore, ci spostiamo leggermente più sotto, c'è la trasferta doppia under 17 under 15 contro il Monopoli, anche quella è una gara delicata, si viene però da due importanti vittorie contro il Foggia. Lo so, noi veniamo da due importanti vittorie contro il Foggia, però non dimentichiamo che il Monopoli viene da altrettante due vittorie contro la Casertana proprio, quindi e non solo, ma non penso che gli allievi del Monopoli sono in testa alla classifica meritatamente e l'hanno dimostrato, quindi sarà un discorso molto 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 duro per i ragazzi di Somma, è una trasferta proprio da prendere con le molle, avere il giusto approccio alla gara, stare là sul pezzo, aspettare un attimino l'avversario, non voler fare risultati a tutti i costi, anche se è brutto parlare così in settore, però in questo momento c'è bisogno un attimino di quelle iniezioni di fiducia che servono a tutte le squadre di calcio, nel senso che ancora un risultato positivo ci permetterebbe a questi ragazzi di prendere consapevolezza dei propri mezzi. Direttore, ma secondo lei che cosa è mancato a questa squadra fino a questo momento? Non è mancato niente, non stiamo
cose criminali, non stiamo a mettere il dito nella piaga da nessuna parte. L'unica cosa certa è che quando le squadre incontrano non vi possono essere all'arrestati, in questo momento stanno incontrando uno dei settori giovanili che nel quadro nazionale penso, scusatemi la poco modestia, ma è un settore giovanile all'avanguardia. Questo è il tipo di problema. Come qualche anno fa noi andavamo ad incontrare società come Napoli, Roma, Lazio e davamo il 300%, ecco. Oggi sono gli altri che contro di noi trovano gli stimoli giusti, le partite le si caricano da sole perché si parla di questa. Ed è una soddisfazione anche questa, direttore? Ma è una soddisfazione sì, però alla lunga sai, per noi è detto lavori, certamente è una soddisfazione. Per i ragazzi diventa uno stimolo in più, devono capire che far parte di un gruppo importante, di una società importante, di un settore giovanile importante, tutte le domeniche devono stare là su un pezzo, come dire, se sarebbero giocatori da prima squadra, debbano guadagnare la pagnotta. Direttore, l'ultima curiosità, poi lascio la domanda di Mario. Volevo sapere come sta Vincenzo Bozza Oltre, visto che il ragazzo sta, diciamo, recuperando... Vedi, noi non siamo abituati a piangere, ci manca Bozza Oltre, perché ti potrei dire che non ci manca solo Bozza Oltre, ma ci manca Ranieri, ma ci manca Capasso, ma ci manca Tannino da più di qualche settimana... C'è venuto meno da diverse settimane d'angolo, quindi guarda un attimino quante ne vorrei dire. Ma come stanno? Qualcuno che sta recuperando, come stanno? Sono tutti i giocatori che stanno ancora ai box. Ecco, proprio perché contro di noi c'è tanta attività terroristica. Quindi ne paghiamo anche le conseguenze di questi traumi, perché non sono... Sono infortuni da gioco, non sono infortuni da preparazione o infortuni muscolari, questo è il problema, Cito. Ecco, parlando sempre degli anni 17, direttore, il fatto di giocare con la prima della classe, ci sarà sicuramente qualche stimolo in più, prima della classe che fra l'altro è comunque pugliese, e qui vuole fare un accostamento, la Juve Stabia prima squadra si incontra invece con il Lecce che non è la prima della classe, ma la Juve Stabia prima della classe. Un tuo pensiero su questo accostamento, ecco, su quello che potrà fare un po' la Juve Stabia prima squadra con il Lecce, ricordiamo, giornata Gioloplay pagano tutti, ecco, quindi anche gli abbonati. Anche come tutti quanti, paghiamo anche gli addetti ai lavori, questo non è un problema. Per il bene della Juve Stabia, anzi addirittura pagheranno anche gli addetti ai lavori del settore giovanile, come pagherà chi dei ragazzi fino a ieri aveva l'accredito gratuito, pagherà anche lui. Questo fa sì che debba essere di dimostrazione a tutti i tifosi stabiliti. C'è bisogno della mano di tutti quanti, paghiamo anche noi del settore giovanile. Direttore, io voglio ringraziarlo, ovviamente ci vediamo poi domani a Casetta Mugnano, per la precisione ci sarà ovviamente la diretta della gara di campionato tra Casertana e Juve Stabia. Direttore, ci vediamo domani allora, grazie. Certamente ci vediamo domani, Ciro, ma prima di chiudere la trasmissione, anche se si tratta di trasmissione di settore giovanile, il pensiero va comunque alla prima squadra, che mi auguro che domenica, come nelle altre domeniche precedenti, sia al top, non dico, questo che in gergo si può chiamare scaramantia, non mettiamo sul risultato, ma tutti quanti sappiamo quale debba essere il risultato che ricomincia a fare. Io poi volevo dichiarare un po', ecco, in diretta televisiva, un po' Facebook, che i biglietti ci sono ancora, quindi tanti stabilisti devono ancora correre al botteghino, ecco, come dicevi tu, sostegno da parte... Si parte dal settore giovanile, penso che questo sia, dovrebbe essere uno solo per tutti gli stabilisti. Ricordiamo poi gli addetti ai lavori della Juve Stabia, perché questo poi è un simbolo.
una goccia che non riempie il mare, perché riempire il mare, le nostre gocce sono poche, però sono quelle gocce che forse possono dare la spinta a far sì che si contribuisca non a riempire il mare, ma a riempire il secchio della felicità, della, come dire, della femminile e dei colori giallo-blu. A me viene da pensare, visto che il settore giovanile, ricordiamo, i ragazzi non sono tutti di Castellammare, ma sono anche, diciamo, dell'Interland, addirittura sì, fino alla provincia di Salerno, ecco, una goccia che può riempire il nostro cuore. Ecco, quindi dobbiamo, diciamo, seguire questa Juve Stabia, i stabiesi devono seguire principalmente loro la Juve Stabia, e poi... Perciò questo deve essere qualcuno, perché se tu pensi che questo è un momento anche di aggregazione, di forza, di far sì che si venga a crearsi un senso di appartenenza ai colori giallo-blu, questo sta a significare che cerchiamo di creare la simpatia in tutta la regione e fuori regione. Grazie direttore, buona serata. Buona serata a te e a tutti i radioascoltatori. Ciao Federico, ciao. Ciao. E allora, dicevamo di questa Beretti, la classifica vede la Juve Stabia in testa con 19, Catania 17, Paganese 15, Catanzaro 14, 9 la Casertana, 7 l'Agragas, 6 la Regina, 4 Siracusa e Messina, 3 il Cosenza, 0 punti la Vibonese. La Juve Stabia giocherà con la Casertana il prossimo turno, altrimenti sarà una partita imperdibile, sarà Juve Stabia Catania, un match davvero davvero da non perdere. Noi saremo ovviamente altrimenti in diretta, in esclusiva. Un saluto a Luigi Fusco, un saluto anche ad Alfonso Todisco, ciao Alfonso. E dicevo, quindi vi ricordo l'appuntamento di domani, quindi sempre in diretta e in esclusiva su Vivi Radio Web, la radio ufficiale di vivicentro.it, per la radio cronaca dalle 14:15 del match di campionato tra la Casertana e la Juve Stabia, sempre su Vivi Radio Web. Poi successivamente su Vivi Centro avete modo di vedere gli highlights del match. Se non lo avete fatto, andate su vivicentro.it/vespette, troverete tutti i dettagli per poter ci seguire. Questa è la lista dei convocati di mister Panico, Borrelli, Riccio, Rubino, Iengo, Matarazzo, Strianese, Bisceglia, Borrelli, Elefante, Mauro, Sorrentino, Vecchione, Scognamiglio, Servillo, Del Prete, Langella, Procida, Bomber, Chirullo, Pasquale, Contieri e Matassa. E questa è la lista dei convocati dell'appunto Juve Stabia di mister Panico. Mario, è una squadra, quella di Panico, che ha giocato a Casola su un campo più piccolo rispetto al solito, probabilmente in casa altrimenti quel risultato sarebbe stato sicuramente differente, al di là poi dell'errore incredibile che ha commesso l'arbitro. Allora, sicuramente, diciamo, avere uno stadio, un campo un po' più largo permette alla squadra più tecnica come quella della Juve Stabia di poter, diciamo, ecco, aggredire l'avversario e non dare la possibilità di chiudersi, perché la Juve Stabia ama giocare un po' come quella, la prima squadra, quella di Fontana, molto sulle fasce, con un gioco molto arioso che quindi allarga un po' le difese avversarie con gli inserimenti poi magari di attaccante oppure con il cross in mezzo, e poi arriva il bomber Chirullo che la butta dentro. Ecco, speriamo che lo faccia anche in questa partita con la Casertana. Ecco, ma Chirullo, ma come anche gli altri che hanno fino adesso timbrato il cartellino. In quella circostanza ovviamente il campo è molto più stretto, però ecco, con, diciamo, non lo possiamo sapere a prescindere, ecco, se a priori, diciamo, se diciamo, si fosse giocato al Menti, se il risultato sarebbe stato diverso, magari si poteva addirittura perdere, questo non lo possiamo sapere, però di certo giocarsela al Menti avrebbe dato l'opportunità in più all'avversario di giocare come sa giocare. A caso si è visto un gioco con tanti errori, poche idee, non perché non ce l'avessi i calciatori, perché c'erano pochi spazi per fare movimenti e inserimenti, e quindi, diciamo, ecco, alla fine il gioco non è stato bello. Il Catanzaro, fra l'altro, poi è venuto a Casola, ecco, in questo caso nel Castellammare, mettendo il cosiddetto pullman davanti alla difesa, si dice, cioè un po' tutti dietro, lancio lungo, pedalare, magari se esce fuori qualcosa. È uscito fuori l'errore del guardialine che ha condizionato la partita, ma la Juve Stabia, ecco, in più di occasione
dopo aver pareggiato ha avuto la possibilità di segnare, un po' anche di mala sorte in quel caso, non ha permesso alla Verstappen di portare a casa tre punti, però ecco, un campionato importante questo da Benetti. Io lo dicevo un po' a tutti, ecco, quelli, gli addetti ai lavori, altri colleghi che seguono con me la USA prima squadra, questa Benetti merita davvero di essere seguita, perché non sembra, ecco, assistere a una partita di una squadra giovanile, sembra davvero una squadra a tutti gli effetti di un campionato, ecco, di Serie D, di Lega Pro, comunque diciamo un campionato importante, perché si gioca con automatismi, palla a terra, triangolazioni, gioco porterioso, è bello, bello proprio. Quello della Benetti è un bel gioco. Allora, prima di chiudere diamo lettura di quello che è il programma del settore giovanile. 2004 giocheranno contro l'Atletico Nocera domenica alle 12.30 al Comunale di Casola, così come contro il San Nicola giocheranno i 2003 sempre domenica alle 11 al Comunale di Casola. Gli Under 16 giocheranno contro il Pianura nello Cutolo domenica alle 12 al campo Simpatia di Pianura. Gli Under 15 giocheranno alle 13 a Monopoli al campo Tommaso Carrieri, così come gli Under 17 giocheranno domenica alle ore invece 15 contro appunto il Monopoli, sempre al campo Tommaso Carrieri. La Beretti, come detto, noi l'abbiamo detto, giocherà domani a Mugnano di Napoli, stadio Valle Fuoco, ore 14.30. La gara la potete seguire, vi ricordo, in diretta e in esclusiva solo su Vivi Radio Web, la radio ufficiale di vivicentro.it. Poi successivamente avrete modo di vedere ovviamente tutti gli highlights del match e le appunto interviste della giornata a mister Panico, al migliore in campo e agli altri appunto ragazzi. Siamo in chiusura, io voglio ringraziare come sempre Mario. Io ringrazio te, ringrazio pure Alberico per le belle parole che diciamo ha riservato a noi, ringrazio un po' l'affetto che stanno dimostrando un po' tutti i giocatori, ma non solo i giocatori, anche i genitori di queste persone che ci seguono, e ovviamente è bello vedere i vari collegamenti, i saluti, ci date la forza davvero per continuare. Eh sì, da Ciro Novellino è tutto, ragazzi, mi raccomando, non dimenticatelo mai, andiamo a vincere! Sì, ma tu ti stai dimenticando chi segna con la Benetti. Ah, chi segna la Benetti? Hai ragione. Guarda, io ci pensavo prima, per me fa col Bordelli. Anche a noi ci va bene anche se fa gol, ecco, qualcuno dalla panchina, ecco, chiunque. Basta, ecco, tornare ad assaporare ancora una volta il gusto dei tre punti. Io un gol presto mi espongo, lo dico, non fa niente, lo voglio dire. Io spero che presto, perché lo merita, lo possa fare con Tiri un gol. Dai, con te Pasquale! Ecco, io non so se tu lo segui un po' su Facebook. È certo che lo seguo. È un po' come tutti, non solo lui, però in particolare adesso abbiamo parlato di Pasquale Contieri, è un ragazzo che ha una, diciamo, come dice, un animo profondo, ecco. Vedo un po' dei messaggi davvero belli, ecco, profondi, soprattutto sulla sua possibilità magari un domani di emergere, cioè lui sa che in questo momento è un momento, diciamo così, ma lui avrà il suo spazio, perché fra l'altro Panico ha dimostrato, un po' come Fontana, di tenere un po' tutti in considerazione, e quando arriva il momento giusto gli sta facendo giocare tutti, quindi forza ragazzi, forza tutti quanti, forza anche Pasquale Contieri in particolare, arriverà il tuo momento e farai vedere il tuo valore. Dai bombe, ragazzi, ci fermiamo qui, ci sentiamo domani su Vivi Radio Web per la Radio Cronaca, andiamo a vincere! Ami la buona cucina? Vuoi festeggiare un evento in particolare? Vuoi gustare una squisita pizza, un panuozzo, una cena di terra e di pesce? Abbiamo noi il posto giusto per te. Vieni a trovarci al ristorante Al Focolare di Enzo Baiano per il tuo wedding con la specialità delle specialità. Il piano bar ricco di divertimento di Patrick e Lello nel loro live show. Il ristorante Al Focolare è sempre il luogo giusto. Vieni a trovarci in via San Rocco 307-309 a Marano di Napoli. Hai voglia di pizza, fritti e arrosticini, o di primi secondi e dolci gustosi, di un drink o di un cocktail? Questo è il posto che fa per te. L'incrocio sa prenderti per la gola, la tradizione di un'antica ricetta, gli ingredienti naturali e tanto amore. Il giovedì venite a provare il nostro nuovo arrivato, il buzzazziello indufato. Chiedetelo, provatelo e poi ci direte. Typical Italian Food, l'incrocio lo puoi trovare a Torre Annunziata in via Vittorio Veneto 360. Per prenotazioni chiamalo 081-862-2836. Flying Line Sport veste lo sport e il tempo libero. Da noi puoi trovare tutto quello che ti serve, le marche più prestigiose, novità di grido, tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri.
Adidas, Nike, Kappa, Puma, Macron e tanti altri. Il nostro marchio ha garanzia dei tuoi acquisti. Lo sport è passione, la passione è lo sport e noi lo sappiamo bene. Vieni a trovarci in Via Europa, 51G, a Castellammare di Stabia, Napoli. Grandi giochi per piccoli giocatori, dove? Da Fantasia di Antonio Procida, dove assortimento e qualità non hanno uguali. Bambini, prima di scegliere, venite da Fantasie, la casa dei balocchi più bella che ci sia. Tutto quello che desiderate, ma proprio tutto e altro ancora. Fantasia e giocattoli lo trovate in via Tavernola 152 a Castellammare di Stabia. Everyday is beautiful. Crediamo che la bellezza sia una cosa raggiungibile da tutti. Insegniamo che essere belli non è un sacrificio, non deve essere necessariamente dispendioso o qualcosa che appartiene agli altri. Essere belli è semplicemente sentirsi bene tutto il giorno, tutti i giorni della vita. Offriamo prodotti di bellezza delle grandi marche e consigli per ogni giorno della vita del cliente. Aiutiamo le persone a stare bene con se stesse e di conseguenza con gli altri. Ci rivolgiamo con rispetto e professionalità. Siamo sempre disponibili. Ti aspettiamo da Ocean. Vieni a trovarci a Pompei, nel centro commerciale La Cartiera.